si stanno vendendo meno alberi di Natale rispetto all'anno scorso, si sono venduti principalmente questa dimensione qui, questi piccolini, piccoli piccoli, e massimo una dimensione del genere. La crisi c'è, facciamo sempre più fatica, poi quest'anno appunto in maniera particolare, comunque aiuti statali non ci sono, non abbiamo nessun tipo di sovvenzione. Che Natale sarà questo? È un Natale un po' a risparmio, abbiamo fatto soltanto il regalo a una nipotina. E a che cosa non si rinuncia per questo Natale? Forse il panettone, lo spumante, il brindisi così, però è una cosa molto tranquilla, si rinuncerà alle persone. Al momento è cambiata la dimensione delle spese, non acquistano i grandi panettoni, il panettone anzi vedo che c'è una maggior propensione all'acquisto di mini panettoni, quindi questo già me la dice lunga su come saranno le prossime feste. Faremo cose semplici, magari più il classico pensiero che cose diciamo di grossi impegni economici. E non c'è turismo, vede i turisti lei, non vengono, da mai una cosa del genere, ma nemmeno in tempo di guerra, in tempo di pace ci siamo messi male. Che Natale sarà quest'anno? Natale Covid, abbiamo pensato di avere i regali solo per i bambini, stiamo cercando di spedirli. E i clienti sì, sono tendenzialmente molto più indirizzati a fare regali per bimbi che magari risparmiare qualcosa un pochino più per gli adulti. È un anno diverso, non è un anno triste come l'hanno passato i nostri nonni di sotto la guerra, ma sicuramente è un anno diverso. Per i regali, soltanto i parenti stretti. Ognuno penserà proprio al proprio familiare e si ripartirà a vivere quando riusciremo a rivivere serenamente. Cui non posso rinunciare quest'anno è lo psicoterapeuta, sicuramente.